sono retropensieri, progetti particolari. Per me è stata ed è un'avventura straordinaria. E Salerno, la diocesi, è diventata la mia chiesa, la mia vita. Credo che se voi pensate che penso di essere uno dei vescovi più stanziali, nel senso che non penso di non meritarmi l'osservazione che faceva il Papa dei vescovi d'aeroporto, no, no. Credo che mi sono allontanato soltanto lì dove era necessario e ho girato molto, sì, ma all'interno della diocesi, questo è. Ringrazio tutti quelli che in qualche modo hanno collaborato, in qualche modo mi hanno sopportato, perché sapete, ognuno di noi è quello che è, ma veramente sono contento sia di quello che stiamo vivendo e sono contento perché ci sono tanti presupposti per un discorso che può crescere. Pensate che per me è stato un dono straordinario celebrare il 20° di Episcopato ordinando 13 diaconi che diventeranno 13 preti. Come voi immaginate, non è un evento che succede tutti i giorni. Quindi, e da parte mia ovviamente, sia l'augurio a chi verrà e sia l'impegno ad essere in un pieno atteggiamento di comunione, di disponibilità, in quello che si può essere utili, collaborare e anche accoglierlo come pastore, quindi anche nella dimensione dell'obbedienza. Io mi fermerei qui, non so se avete voi curiosità. Lì diciamo un momento in diretta, allora. In diretta già. Prego. Se avete domande. Se in piedi tutti insieme ci organizziamo per le televisioni. Perché fino adesso abbiamo. No, perché seduti in piedi. No, volevo chiedere alla Sua Eccellenza il momento più difficile di questi 8 anni. Ma sai, i momenti difficili sono a vari livelli. Ci sono state anche contrasti, a volte incomprensioni, a volte. Però ringraziando Dio, proprio per un discorso di linearità, un discorso di trasparenza, di coerenza, penso che si vive un buon momento, ecco. Pensare a una vita senza difficoltà, no. Il problema non sono le difficoltà, è come le gestisci, come le vivi. Perché la difficoltà normalmente, se la vivi bene, diventa un'opportunità. E a me sembra che anche le difficoltà che abbiamo incontrato qui sono diventate opportunità per crescere, per dare percezioni di un certo tipo, per far crescere la consapevolezza, la coscienza di essere in Chiesa. Se io ritengo un impegno prioritario per me, è stato quello veramente di ricostruire una Chiesa unita che vivesse la piena comunione. Eccellenza, lei naturalmente passa alla storia anche per l'arcivescovo che si è, diciamo, opposto a determinati riti qui in città, magari sostenuto anche dalla stampa nazionale che in questo senso le ha dato una grossa mano, ecco. No, ho cercato semplicemente di vivere il cammino della Chiesa. Come vescovo non è che mi diventa niente. No? Anche nei momenti che posso dire di contrasto, di vedute, sia qui nella città di Salerno, anche in altri posti della diocesi, non ho mai portato avanti idee mie. Ho cercato sempre di far sì che anche lì dove si era discostato da un certo modo di essere, di sentirsi Chiesa, si vivesse l'esperienza della Chiesa. E soprattutto anche la gestione delle altre 4 diocesi della provincia, che sono diocesi difficili, dove soprattutto le vocazioni vengono a mancare. Lei comunque ha fatto sentire la sua voce, ecco. Beh, nella provincia di Salerno siamo in 5 diocesi. 5 compresa. E devo dire che a me basta avanza
quella di Salerno, Campania, c'è. Che gli interessa delle altre, anche se come metropolia ci ritroviamo, abbiamo un coordinamento, per esempio il seminario insieme. Tanti anni di esperienza qui a Salerno, c'è qualcosa che avrebbe voluto affrontare in maniera diversa, magari sembra di aver lasciato un po' in sospeso. Lei ha avuto anche grande impegno nella vita civile, non solo in quella religiosa, ad esempio ultimamente con le fonderie Pisano ha preso una posizione decisa. C'è qualcosa che sente di non aver portato a compimento del tutto? Ma a parte che nella vita si pensa di portare a compimento, vive fuori dal mondo. Ognuno di noi è chiamato a dare il contributo nel momento, nel luogo e nella situazione in cui si trova. E si tratta, almeno per quello che mi riguarda, di vivere in pienezza di momento, nella condivisione, certo, delle situazioni. La Chiesa non è, e la fede non è un'esperienza disincarnata. Il mistero più grande è quello che stiamo per celebrare, e per il cristianesimo è l'incarnazione, quindi è la condivisione senza, direi, la pretesa di essere così di invadere campi non propri. Compito del cristiano, compito del vescovo, quello di aiutare a crescere le coscienze, quello di riuscire a leggere la vita dentro le categorie che fanno riferimento al Vangelo, alla dottrina sociale della Chiesa. Su questo, ecco. E se posso dire con grande serenità e con grande verità, penso, che non mi sono mai mosso contro, ma sempre per costruire. D'altronde noi siamo chiamati a costruire, non a creare problemi, insomma. E diceva, insomma, la decisione secondo me non sarà stata facile, però serena, tranquilla, per la comunità, insomma, senza nessun secondo fine. Sì, io mi sono chiesto questo, che se nella mia condizione riuscivo a dare a questa Chiesa quello che si merita, che aspetta. È un po' quello che ha vissuto il Papa Benedetto XVI, no? Si trovava ad un certo punto, ha preso le misure sulle sue situazioni, le esigenze della Chiesa, perché noi siamo per il servizio. Questa è la sfida vera. Io ritengo che nella Chiesa ci possono essere tanti servizi. Io non sarò vescovo di Salerno, però non è che vado in pensione come prete, non è che vado in pensione nemmeno con l'esperienza che ho accumulato anche... Io sono 20 anni che sono vescovo, non sono più un bambino, sono 70 anni. Quindi si mette a disposizione quello che c'è, ma con grande serenità, proprio perché non è che si vive tutto questo, che posso dire, per affermare prestigio, potere, queste sono cose che sono fuori dal mondo, dentro la logica cristiana. E se uno si mette dentro queste logiche, perché meno come la vedo io, diventa frustrato. Lo farà, però lo diceva tanto, restando a Salerno. Sì, sì, io mi auguro di poter continuare tranquillamente. Sto cercando già di prendere accordo per sistemarmi in qualche parrocchia, con qualche sacerdote, e insieme questo. Non credo che, certamente, i limiti che ho oggi ce l'avrò, domani forse anche di più, però per quel poco che posso fare, se una persona mi viene a trovare, la accolgo volentieri, se posso confessare, confesso, se posso dare un suggerimento, lo do, se posso accompagnare le situazioni, se posso essere utile al nuovo vescovo che viene, non mi dire niente. Torna a fare il parroco? No, il problema mio è che il parroco non l'ho mai fatto in vita mia. Io sono 44 anni che sono prete. Parroco? Mai, sempre vice parroco. Quindi casomai tornerò a far vice parroco. Si sente arcivescovo metropolita, diciamo, in pensione a questo punto? No, in pensione no. Proprio perché è contro ogni consapevolezza dell'essere prete andare in disarmo. Un conto è cambiare le responsabilità e un conto è vivere l'impegno. Poi certo, se uno
c'ha energia, farà certe cose, altri ne farà altre, però a me dà tristezza se penso a un prete, a un vescovo che sta in pensione. Probabilmente ci sarà più tempo libero, questo sì. Forse potrò andare qualche volta a trovare i miei, che ogni tanto me l'hanno ben disperso. Ma... Però questa è la vita, ecco. E ripeto, tutto in grande libertà e serenità. Forse qualcuno non ci crede, ma io non ci posso fare niente. Ma ci fa piacere, quindi non ci sono problemi di salute come si era detto in precedenza? No, i problemi di salute consistono in questo. Io ho avuto delle crisi per cui io non potevo stare in piedi, non potevo muovermi, non potevo andare da nessuna parte. Devo dire che spesso ho dato spettacolo in giro in alcune situazioni, no? Oggi quelle crisi io non ce l'ho, però vivo tante difficoltà che mi impediscono di essere presente in tutte le situazioni in cui sarebbe bene che io ci fossi. Per esempio, in questi 2 anni ho ridotto praticamente del tutto la celebrazione dei cresimi e così, ecco. Quindi, di fronte a tutto questo, non significa che sono infermo, che sto a letto, diciamo, in poltrona. Faccio quello che si può fare, che rispetto alle esigenze di una diocesi come la nostra, sono situazioni che non reggono. Però eccellenza, mi scusi se insisto, l'istituto della dimissione nella Chiesa si era sentito poco, oggi il Papa si dimette, l'Arcivescovo si dimette, che succede? Ringraziamo Dio. Quando si dimise Giovanni Paolo Benedetto XVI, non so con qualcuno di voi, io mi chiesero un commento e dissi che era l'atto più grande di magistero dopo il Concilio Vaticano II, che cambiava il modo di essere Chiesa e che ci avrebbe aperto a prospettive nuove. E credo che questo... D'altronde, il Vescovo arrivato a 75 anni si deve dimettere. Ora, se per vari motivi uno si dimette prima, non è che gli succede chissà che, eh. Grazie. Ci rivedremo in giro quindi. Ci rivedremo in giro. Ah sì? Dunque, grazie per il servizio che fate. Io penso che in questi anni anche con voi abbiamo avuto così delle relazioni abbastanza tranquille e serene, insomma, quindi. E avete ipotizzato qualcosa sulla tempistica della nomina del successore? Sapete qualcosa? No, ho letto invece, no, quello è. Funziona in questo modo. Adesso, credo dopo Natale, dopo le festività, si apre da parte dell'Annunziatura un'inchiesta per capire com'è la diocesi, che tipo di vescovo serve, quali sono le cose più, diciamo così, da sottolineare, queste cose qui. Una volta che fanno l'analisi della diocesi e individuano delle persone, c'è tutto anche lì, tutta una richiesta in cui chiedono informazioni, chiedono, poi bisogna capire se viene dalla campagna, se viene da fuori, perché ormai il discorso è un po' tutto, diciamo così, particolare. No? D'altronde io sono venuto da Roma e la cosa interessante è che nella conferenza episcopale campana, fino a 3 anni fa, ero l'unico essere comunitario, insomma, nel senso che oggi siamo in 5, quindi per dire come le cose cambiano, così evolvono. Ma quindi i tempi non sono proprio brevissimi per la nomina del successore. Se io vado a Naso, sì, dovrebbe andare verso fine dell'anno pastorale, quindi prima dell'estate. Poi, se invece già ce n'è uno pronto così, verrà preso. Ha parlato con il pontefice delle sue dimissioni? No, io ho scritto.
Ci sono state reazioni, risposte? Beh, certo. Non c'era forse, probabilmente. Comunque io posso dire questo. Il mio rapporto con questo bar. Io non ho avuto mai a che fare direttamente con lui. Non lo conoscevo prima. Gli incontri che ho avuto dopo sono quelli occasionali, quando in strada gli stringi la mano, insomma. Non ho avuto un incontro in particolare. Però lo ritengo una grande benedizione per la Chiesa, perché è un vero profeta. Credo che è veramente un grande dono. E anche per la nostra diocesi è stata una grande opportunità, perché noi abbiamo sposato senza la minima riserva proprio la sua proposta, il suo programma, la chiamata alla conversione, no? A rinnovare, che veramente ci mette in una condizione nuova nella Chiesa. Per me mi ha aiutato molto ad essere prete, ad essere vescovo, nel senso che si veniva da un tempo dove noi facevamo molte prediche, molte prese di posizione, ma poi si notava che spesso e volentieri non venivano raccolte. Il cardinale Martini dice: mai come oggi la Chiesa ha fatto pronunciamenti, mai come oggi la gente li ignora. La presenza di questo Papa, invece, è proprio la sua presenza, il suo modo di essere, quello che dice, ha riacceso le antenne di tanta gente. E allora ci fa capire che probabilmente dipende da noi, non dipende dagli altri. Bene. Grazie, buon Natale, eccellenza. Grazie a voi.